Ciao! Oggi parliamo di seduzione, eccitazione e richieste particolari. Era il 1984, io c'ero, quando Freddie Mercury e Queen hanno lanciato l'album con questa canzone. Ve la ricordate? Guardate qui. All'epoca fece scandalo, un uomo che si vestiva da donna, ma fece anche molto molto sorridere. Ma perché vi parlo di questa canzone nello specifico? Perché dovete sapere, mie care amiche e miei cari amici, che delle mie amiche che sono un po' pazzarelle, d'altronde sono mie amiche, per cui non possono essere diversamente. Per gioco hanno riprodotto il video della canzone, per cui questa mia amica si è messa un grembiule e ha fatto un video finché passava l'aspirapolvere. E poi l'ha pubblicato per ridere, per scherzare. Lei l'ha fatto in una forma scherzosa. Beh, dovete sapere che quel video ha scatenato un'infinità di richieste. Ebbene sì, perché nell'immaginario maschile quel video ha spopolato. E una delle richieste più bizzarre che sono arrivate a questa mia amica è stata di rifare il video indossando un paio di guanti gialli. Ebbene sì. La richiesta che gli è stata fatta è stata proprio questa, di indossare un paio di guanti gialli finché passava l'aspirapolvere e di rifare quel video. Al che la mia amica, questa coppia di mie amiche che appunto hanno realizzato questo video, mi hanno chiesto come mai o che perversione ci stesse dietro questa richiesta. Dobbiamo fare un passo indietro perché, attenzione, nell'immaginario collettivo e nella memoria storica di ciascuno di noi, la donna casalinga è simbolo di possessione, perché dovete sapere che negli anni scorsi, nei decenni scorsi, le donne comunque erano casalinghe e questo fatto di avere la donna a casa che si dedicava esclusivamente alla famiglia e alla casa e a nient'altro, per cui, tra virgolette, il suo compito era quello esclusivamente di dedicarsi al marito, alla famiglia e alla casa, era comunque una forma di possessione, perché per l'uomo la donna era un suo oggetto di possessione. Eh sì, è proprio così. Per cui nell'immaginario è rimasta comunque questa memoria storica in cui la donna che si dedica esclusivamente alla casa e alla famiglia è comunque posseduta dall'uomo che la mantiene. Nei tempi nostri, ovviamente, è cambiato tutto, la donna non è più casalinga, anzi, la donna ha riscoperto, la bellezza di essere autonoma, di mantenersi, di vivere la propria libertà e per cui lavora alla sua indipendenza, al suo lavoro e spesso, insomma,
a volte spesso guadagna anche più dell'uomo, però questo è un altro paio di maniche. Le mie amiche mi hanno chiesto: ma perché i guanti gialli? Perché probabilmente nell'immaginario di questa persona che ha richiesto questo video, i guanti gialli simboleggiano un attivatore sensuale, cioè per lui vedere una donna che fa le faccende domestiche, per cui che indossa un paio di semplici guanti gialli, è qualcosa che gli accende l'idea di possesso, per cui tu stai vestita in quel modo, hai questi guanti alle mani, per cui sei il mio oggetto del desiderio, sei ciò che io voglio possedere. È molto forte questa sensazione, questa cosa che scatta nella mente, che può essere sia la mente maschile che la mente femminile, perché come l'uomo immagina la donna con un paio di guanti gialli che fa le faccende domestiche, la donna può immaginare l'uomo vestito in un qualche modo o con qualche oggetto addosso. Per cui dovete sapere questo, che questi simboli, queste cose che scatenano la sessualità, che scatenano l'eccitazione, non sono cose perverse, semplicemente nella mente della persona quell'oggetto riapre un ricordo o stimola una sensazione, stimola la produzione di un ormone che lo fa eccitare. Questo non vuol dire essere perversi, questo vuol dire semplicemente avere delle fantasie e lasciarsi trasportare da queste. È certo che ad una donna può sembrare strano dover indossare un semplice paio di guanti gialli per far eccitare un uomo, ma d'altro canto, perché tutti i giorni noi indossiamo dei tacchi alti o indossiamo una scollatura o indossiamo comunque qualcosa che per noi scatena l'eccitazione e l'immaginario maschile? Perché noi siamo comunque convinte che quell'oggetto può aiutare nella seduzione. Ecco, è vero, qualsiasi oggetto, anche un semplice paio di guanti gialli, può scatenare l'eccitazione e l'attrazione verso due persone. Per cui non stiamo qui a sindacare se questa persona può essere perversa o può avere qualsiasi problema mentale, perché non è così, perché ciascuno di noi ha il proprio oggetto che scatena il desiderio. Può essere un paio di tacchi, può essere un paio di slip, può essere un occhiale, può essere un rossetto rosso, può essere un paio di guanti gialli. Qualsiasi cosa che scatena la fantasia, dovete tenervela ben stretta e farla vivere all'interno di voi. Non abbiate paura di lasciare andare la fantasia, di utilizzare ambienti, di utilizzare oggetti che scatenino la vostra fantasia. Sicuramente in questo caso l'ideologia di donna dedicata alla casa, di donna dedicata alla famiglia, di donna casalinga ha scatenato l'unione delle idee che la donna casalinga è di proprietà dell'uomo, che può essere visto come una cosa negativa, come può essere visto come una cosa positiva. Dipende dalle sfaccettature e da cosa dal punto di vista in cui lo si vede. Perché comunque sapete che nel momento in cui comunque il rispetto reciproco viene mantenuto, qualsiasi gioco è valido. Basta solo che si fermi nel momento in cui uno dei due lo desidera. E non c'è nessun tipo di perversione nel voler un paio di guanti gialli in un video. Per cui, mie care amiche che mi avete richiesto questa cosa e che mi avete portato i vostri dubbi, mi avete portato le vostre perplessità, ecco qui, i guanti gialli possono essere comunque un oggetto di seduzione e sicuramente a spesso e volentieri e sicuramente costano meno di un paio di tacchi 12. Per cui
Date libero sfogo alla fantasia, utilizzate i guanti gialli, verdi, rosa, di qualsiasi colore a voi siano idonei e sfogate le vostre fantasie e lasciatevi andare all'erotismo, perché fa sempre comunque bene. Come sempre, rimango a vostra completa disposizione. Per perplessità, per dubbi, per una consulenza, se volete riscoprire la vostra parte fantasiosa, se volete riscoprire il vostro modo di giocare, la vostra voglia di giocare, se volete riscoprire quali sono gli oggetti che accendono il vostro desiderio, potete richiedere una consulenza con me, potete scrivermi a info@elenadallasanta.com e fissare una consulenza. La prima consulenza è sempre gratuita, in cui possiamo parlare, conoscerci e vedere qual è il vostro obiettivo e fissare insieme il percorso da fare in cui vi posso aiutare a riaccendere la vostra fantasia erotica e la vostra voglia di seduzione. Per cui aspetto i vostri commenti sotto questo video. Qual è l'oggetto invece che accende la vostra voglia di sedurre? Qual è l'oggetto che scatena le vostre fantasie? I guanti gialli o qualcos'altro? Aspetto i vostri commenti e aspetto le vostre mail per fissare le consulenze e nel frattempo vi mando un bacio grandissimo. Ciao!